Un saluto appassionati di canottaggio da Corgeno di Vergiate, provincia di Varese, insieme per la 58esima edizione dei campionati tricolori italiani, Iole, Ariane ed Elba. Subito il singolo per quanto concerne le ragazze. In tutto abbiamo Mascia Marini in acqua 1, in acqua 2 Vittoria D'Agostini, acqua 3 per Deborah Gandola, acqua 4 invece per Francesca Avenini, acqua 5 per Martina Volonté, acqua 6 per Sara Bobbio, acqua 7 per Nicole Sala e acqua 8 per Marta Galmarini. Abbiamo proprio qui la prua dell'imbarcazione in acqua 1 di Mascia Marini, benissimo Deborah Gandola. Deborah Gandola che ricordiamo nel 2009 nel singolo cadette vinse l'argento dietro Chiara Ondoli, lei che è della Falco Rupe Nesso di questa quindi società. Giornata ottima per il canottaggio, come si vede anche dall'inquadratura che ci regala la regia. Una bella giornata, acqua tranquilla, completamente piatto il lago. Questo è chiaramente importante perché non ci sono neanche problemi proprio per andare a vogare. E intanto vediamo proprio benissimo Deborah Gandola fin qua. Lei che insomma, qui potrebbe eventualmente cercarlo questo titolo italiano, come detto, dopo il 2000, ancora però cadetta e vinse l'argento. Buonissima la sua azione, è molto tranquilla, sta controllando le altre che sono piuttosto distaccate, perché abbiamo vicine Mascia Marini della Cerro e Cantieri Arolo Sara Bobbio. Lei invece, diciamo proprio adesso, che è della Falco della Rupe Nesso, Deborah Gandola, ed eccola qui, guardate che grande margine di vantaggio che ha per questa gara. Potrebbe essere questa l'arrivo, si lotta per il secondo e terzo posto, soprattutto tra Mascia Marini in acqua 1 e acqua 6, si vedono le punte delle due imbarcazioni, una distante rispetto all'altra, proprio perché sono nell'acqua 1, eccola qui inquadrata adesso, Mascia Marini della Cerro Sportiva, e poi in alto abbiamo Sara Bobbio che ora ha preso forse qualcosa, sì, rispetto all'acqua 1, non ci sono problemi invece per l'acqua 3 che praticamente... Deborah Gandola ormai è praticamente vicinissima all'arrivo di quella che potrebbe essere una grande vittoria per lei. Primo titolo italiano per quanto la riguarda, sarebbe comunque un ottimo risultato per questa bella edizione, 58esima dicevamo, dove si è cresciuti sicuramente rispetto al 2009, perché nel 2009 c'erano 337 equipaggi e 414 vocatori, invece siamo passati a 366 equipaggi e 468 atleti. Veramente insomma un grande risultato, 27 le società iscritte provenienti da Genova, Como, Varese, chiaramente tutti insomma storicamente luoghi dove il canottaggio è più di uno sport, è quasi una cultura. Intanto la vittoria proprio per lei, per questo singolo 1000 metri Elba femminile, bella vittoria per Deborah Gandola che quindi si prende la medaglia d'oro, medaglia d'argento per Sara Bobbio e Mascia Marini invece medaglia di bronzo. Andiamo alla gara successiva, qui siamo con il 4 di coppia ragazzi Iole, 1500 metri in questo caso per queste imbarcazioni. Anche qui sono 8 le barche, vedete in acqua 2 benissimo direi Club Renese con Davide Bernocchi, Federico Mugnani, Marco Lami, Gaspare Vasile con Roberto Tossetti che timoniere, si sente anche proprio il timoniere dare indicazioni, bene anche l'acqua 5 alla centro con Gabriele Biffi, Marco Castelli, Luca Pirovano, Daniele Rusconi e Mattia Frigeri al timone, e acqua 1 poi sotto invece che è attualmente in primo posto, questi 1500 metri da effettuare per il 4 di coppia ragazzi con lo sport di Cautieri Corgeno, Sport Club Renese. Sport Club Renese che lo ricordiamo è allenato da Maurizio Mugnani e presieduto da Claudio Rossetti. C'è anche l'Unione Sportiva Karate Urio
con Sport Club Rinese in acqua 2, che intanto guardate come va via benissimo questa imbarcazione eccezionale, è molto bella anche la tenuta storica veramente di questo club. Acqua 7 bene, Karate Urio 1895 con Guglielmo Carcano, Mattia Soldani, Filippo Mandelli, Matteo Tettamanti e Federica Bianchi al timone. Sport Club Rinese, questo potrebbe essere una gara che probabilmente si andrà a risolvere nelle ultime battute, circa dovremmo stare su un tempo di quasi, sui 6 minuti più o meno, eventualmente. 250 metri potrebbero essere quelli fondamentali, come è stato gli ultimi 200 metri nel singolo ragazzi, anche se la forza che ha mostrato Deborah Gandola è stata piuttosto evidente. Però gara molto bella, Sport Club Rinese intanto prova ad andare all'attacco quando siamo ai 1250 metri, quindi parte finale ormai della gara. Ma guardate con Sport Club Rinese quando va via, con Thierry Corgiano dietro che lottano con Karate Urio, che ha avuto un calo incredibile negli ultimi 4-500 metri. Guardate invece come aumenta il numero dei colpi, come aumenta il ritmo nonostante stia vincendo lo Sport Club Rinese. Acqua 3, Canottieri di Corgiano invece per il secondo posto con Simone Corazza, Maria Alberto Arnese, Matteo Checola, Mattia Tognetti e Samuele Macri al timone. Bella azione da loro, ottima l'azione invece dello Sport Club Rinese, che vuole mettere la prua prima degli altri all'arrivo. Sprint decisivo quindi per questa parte finale, soprattutto per la medaglia d'argento, perché ormai questi ragazzi, questi cinque ragazzi sono andati a vincere la gara. Guardate che bello arrivo per il secondo e terzo posto, dove è in vantaggio Canottieri Corgiano per l'argento, con Karate Urio in acqua 7 lì in fondo. Terzo posto, gara avvincente, non c'è dubbio. Questo 4 di coppia ragazzi, altra gara molto bella che vi abbiamo presentato. Tra poco vedremo anche il singolo senior maschile nella specialità Iole 1000 metri. Sport Club Rinese quindi, Canottieri Corgiano, poi Karate Urio, Arolo, Pescate e Falco.